Spesso quando si parla di protezione civile si tende a pensare alle tende blu dei campi dei terremoti di Emilia Romagna e Abruzzo o alle pompe e alle idrovore che lavorano nelle alluvioni, ma la protezione civile è anche tanto altro, parte da una prevenzione, pianificazione, esercitazioni, insomma tutto quello che serve per arrivare preparati nel momento del bisogno. La protezione civile scende in piazza e in questo caso per avvicinare la popolazione aretina al volontariato nel campo della protezione civile e dell'antincendi boschivi. Ad ospitare la due giorni di Conosci la protezione civile della tua città, piazza San Jacopo. La parola d'ordine è sì, sicurezza e prevenzione, queste sono le due parole, sia per quanto riguarda il mondo della protezione civile, sia per quanto riguarda il mondo dell'antincendio boschivo, che è uno degli altri settori che in questo momento ci sta impegnando veramente tanto. Quest'anno è stranamente proprio l'inverno, siamo partiti da febbraio e abbiamo iniziato già l'attività di antincendio già da febbraio, quindi abbiamo già fatto diversi interventi, di cui quattro fuori dal territorio provinciale, su incendi di interesse regionale, quindi su grandi incendi, dovuto appunto al cambiamento climatico che c'è stato per questo periodo invernale. Prevenzione si può fare stando attenti quando si fanno abbruciamenti, quindi avendo cura di farli in un momento in cui non c'è vento, tenendo una fonte di acqua vicina in modo che anche se dovesse iniziare ad espandersi il fuoco, siamo pronti subito a fermarlo. Ad organizzare l'iniziativa La Racchetta, l'associazione di volontariato che si occupa di antincendio boschivo e di attività di protezione civile. È una catena indispensabile, la regione che anche attraverso di loro gestisce gli antincendio, gestisce tutto quello che è il controllo soprattutto estivo sul bosco e fa del volontariato in genere, in questo caso della Racchetta, un interlocutore assolutamente privilegiato. Io sono qua per dire grazie perché è l'unica cosa che mi sento di dire, sono dei professionisti, sono persone che durante il loro tempo libero lo mettono a disposizione della comunità. Protezione civile è diciamo, l'organizzazione che ha un riverbero già dal livello nazionale, poi regionale, poi comunale per tutti gli eventi drammatici che riguardano la popolazione civile. Si parla quindi di incendi come nel caso specifico, ma anche per gli allagamenti, per le grandi piene, per i terremoti ovviamente e per tutto ciò che ha una rilevanza per la sicurezza dei cittadini. È quindi importantissimo l'azione che questi ragazzi svolgono e c'è da ricordare che questo è tutto su base volontaristica. La Racchetta è un sodalizio ormai importante nella nostra città, nella nostra provincia e ha sempre partecipato con grande perizia e grande professionalità tutte le volte che ne è stato chiesto l'ausilio.